letto Zio di Giampaolo? Sì. Senta, vuole essere ripresa la telecamera o no? No. Allora niente. Dove è nato? Avernio, il 6-7-57. Residente? A Prato, in via Maria Curia 46. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Presidente, se crede. Se si prega, pubblico ministero. Grazie. Signor Tozzini, sì. Lei che attività svolge professionale? È autotrasportatore. Ricorda di avere insieme alla signora Parisi redatto un identikit dai carabinieri, sì, relativo a una persona incontrata la notte del 27/10/81? Avete fatto questo identikit relativo a persona individuata sera prima? Sì. Ricorda qualcosa di questo incontro di cui lei ha già parlato ai carabinieri all'epoca e successivamente? Può spiegare alla corte come avvenne, cosa vedeste e come mai poi vi presentaste ai carabinieri per fare questa identità? Quella sera lì io e mia moglie si era fatto un giro su a Canenzano Alto, si era stata a bere qualcosa in un bar e poi di ritorno a casa. Arrivati all'altezza di quel ponticino lì, non mi ricordo se era piovuto, un poco prima stava piovendo. Ho intravisto questa macchina provenire dalla zona di Travalle a forte velocità, presumibilmente un'Alfa Rossa GT, e siccome il ponte è abbastanza stretto, gli ho battuto un po' in fare per vedere se, insomma, perlomeno diminuiva un po' la velocità, solo che questo invece di diminuire ci ha dato dentro, ne aumentava. E niente, io ho dovuto scansarmi e montare sul marciapiede del ponticino perché sennò rischiava la lesione. E quell'attimo che c'è stato lì, quando insomma, io fra l'altro l'ho mandato anche a quel paese, è rimasta impressa questa persona lì che insomma sembrava uno andasse proprio di fretta, ecco. Poi il giorno dopo, sapendo dove era accaduto, insomma, ho parlato un po' con mia moglie e avevano deciso di portare questa testimonianza. Lei ricorda l'espressione del volto? Se questa persona era imbambolata, assente, una cosa di questo genere? No, se lo ricorda, se ebbe modo di notare. Dall'espressione degli occhi sembrava una persona, cioè, ripeto, non è che sia stato un tempo di veduta eccezionale. Però vi colpì. Sì, perché insomma questo modo di guidare, e poi sembrava piuttosto accigliato, no? Quando uno c'ha, perlomeno sembrava nervoso. Sento una cosa, lei dice l'auto mi sembrò presumibilmente un Alfa Romeo GT, perché presumibilmente? Ma è sicuro? Perché su quei modelli lì, so se si ritorna un po' indietro il tempo, all'epoca c'era anche delle Lancia HF e come la GT dell'Alfa c'hanno quattro fari davanti, due normali, vedendola davanti io sì, poteva essere anche un HF, però era quattro fari. Sì. Cioè la caratteristica di quest'auto era un'auto sportiva, sì. Il colore lo ricorda? Era un rosso bordeaux, rosso chiaro, cioè o bordeaux è scuro, forse mi sembra più scuro e chiaro. Senta ancora una cosa, e
Quell'identikit che fu poi fatto anche in base alla descrizione della persona fatta da lei, o lei l'ha vista meno rispetto a sua moglie? Chiaramente mia moglie, essendo dalla parte di là, l'ha notata un po' meglio di me, perché io pensavo più a scansarlo o meno. A guidare. Ricorda questo ponte o l'incontro che faceste rispetto al luogo dove è avvenuto l'omicidio, se lei lo sa, se sono vicini e che vicinanza ci può essere? Io penso da lì ci sia non più di 500 metri. 500 metri dal luogo dell'omicidio. Vide se c'erano altre vetture, cioè al ricordo se insieme a quella prima o dopo incrociaste altre vetture? No. Lei ricorda se in quest'auto, oltre la persona di cui fu fatto l'identikit, ebbe la sensazione se c'era qualche altro? No, a me mi sembrava solo. Vorrei mostrarle l'identikit per vedere se è quello che avete redatto sì. Voi. Possiamo prendere. È questo. Sì. Le è stato poi successivamente mostrato qualche album fotografico di persone per vedere se riconosceva qualcuno? Se lo ricorda, ovviamente. Qualcosa abbiamo visto sia da Carabinieri a Prato, che allora credo ci fosse ancora il dottor Palazzo. Il giudice all'epoca. Ci fece vedere delle foto, però attenente a questo non è che ci somigliava solo tanto. Lei ha visto successivamente qualche foto o l'immagine dell'imputato Faggi? Qualche volta sul giornale. Le ha suscitato qualche ricordo rispetto a quell'identikit? Oddio, un po' di somiglianza. Ce l'ha vista. Non ho altre domande, grazie. Nicolao. Senta, scusi. Prego. La direzione della macchina rossa. Sì. Con un soggetto a bordo che poi, di cui la sua signora e lei avete fornito l'identikit, ma più la sua signora, aveva direzione di marcia proveniente dal luogo dell'omicidio, che lei sappia? Sì. Quindi voi andavate in senso inverso? Sì. Un'altra cosa, lei si ricorda l'ora in cui ci fu questo scambio? Dall'11:40 alla mezzanotte. Come fa a dirlo con precisione? Arrivai a casa da lì a Prato, sono 6-7 chilometri. Era mezzanotte e 5. Che... Bene, grazie, non ho altre domande. Altri difensori? Sì, grazie, Presidente. Dunque, vorrei capire meglio le modalità di questo incontro con quest'auto. Dunque, l'auto proveniva dalla direzione di Travalle. Sì. Vi incrociaste dove? Sul ponticino? Prima? Dopo? All'imbocco del ponticino, più sul ponte che al di fuori. Quindi voi vedeste un'auto provenire in direzione del ponticino? No. Allora, viaggiando la notte, in fascia di luce si vede dei fari, se uno viene da una parte o da un'altra. Il ponticino penso che massimo sarà 20 metri. Dopo il ponte c'è un incrocio, sulla destra si va verso il luogo dell'omicidio, sulla sinistra si va verso Calenzano o Prato. Questo visto dalla direzione nella quale venivate voi? Sì. Perché vedendo il fascio di luce ho visto che lui veniva dalla zona del delitto. Quindi lei si accorge di un fascio di luce di un'automobile che arriva a velocità sostenuta. Molto sostenuta. Molto sostenuta. Quest'auto imbocca il ponticino? Sì. Quando voi siete già sul ponticino? Sì. Insomma, se proprio sale da sopra o all'imbocco, però è passato un po' di tempo, Lei fa la manovra per scansarlo? Certo. Che manovra fa per scansarlo?
mi sposto sulla destra e cerco di fermarmi, anche se frenare in quei casi lì non era tanto consigliabile. Due macchine ci passano sul ponticino? Mi era tanto bene. C'è un marciapiede? Sì, all'epoca c'era, più che marciapiede era un cordonato basso che, insomma, non creava difficoltà andarci sopra la gomma, via. Montò sul marciapiede lei? Sì. Ebbe modo di sfarettare alla macchina, sì, che proveniva di incontro, cioè questo, sì, prima che imboccasse il ponticino? Sì. Provenendo da Travalle per imboccare il ponticino si fa una curva a sinistra, sì, Quindi lei vede il fascio di luce di una macchina che si avvicina al ponticino, lei sta montando sul ponticino e, sì, poi questa macchina imbocca repentinamente il ponticino, se non ho capito male, girando a sinistra, venendo verso la sua direzione. Sì. Mantenendo la velocità sostenuta. Certamente. Quando è entrato sul ponticino un po', se non voleva volare in marina, e gli ha dovuto rallentare un po', però la velocità era sostenuta anche sul ponticino. Senta, ebbe modo lei di notare l'automobile, mi, sì, pare di aver capito, sì. Se non ho capito male, lei individua bene il frontale dell'auto. Sì. Perché questa macchina aveva quattro fari, tutti accesi. Sì. Non ebbe modo di vedere la parte posteriore dell'auto? Parte posteriore no, proprio un... Vide meglio l'auto piuttosto che la persona che la conduceva? Meglio l'auto. Meglio l'auto. Anche perché forse stava attento alla manovra, insomma. Lui lo vidi quando proprio l'ebbe all'altezza del laterale, via, mi girava così. Sì, poi ci ritorniamo dopo un momento. Volevo rimanere un attimo sull'auto. Sull'auto, lei si ricorda che deste una prima descrizione ai carabinieri nell'81, sì, sul colore di quest'auto. Lei si ricorda che faceste anche una precisazione circa la tonalità di questo rosso? Io... Può darsi che si sia data una tonalità più chiara, però... Lei si ricorda di aver parlato di rosso sbiadito? Aragosta o rosso sbiadito? Ah, forse Aragosta. Rosso sbiadito? No, rosso sbiadito proprio. Non se lo ricordo. Relativamente all'identikit... I dati che voi forniste ai carabinieri erano sostanzialmente dati e caratteristiche osservate da sua moglie piuttosto che da lei. Forse per quanto riguarda l'ostruzione degli identikit, diciamo, lei ha collaborato più di me. Si ricorda di aver detto che non ebbe modo di guardare bene l'individuo che conduceva la macchina? Può darsi, questo lo ha detto. Non ho capito, avvocato, l'ho detto. Se si ricorda di aver detto che non ebbe modo di guardare bene l'individuo che conduceva la macchina. Sì. L'ho detto anche ora, poco fa, ma comunque va bene. Lo posso aver detto sul discorso di prima, e io ero preoccupato più a non avere uno scontro che a dirigere da dentro, insomma. Ah, volevo una conferma di questo, tant'è che, sì, sì, i dati per l'identikit furono forniti più da sua moglie che da lei. Ecco, questo. Darsi. Senta, prima il pubblico ministero le ha chiesto se aveva avuto modo di vedere fotografie del signor Faggi sui giornali. Sì. Questo prima o dopo la ricognizione fotografica fatta presso la polizia? Cioè, si parla sempre dell'epoca? Dell'epoca, dell'epoca. Vuol sapere l'avvocato, vuol sapere l'avvocato. Sì, sì, ah, l'ha capito, bene. Dopo può darsi. Dopo che vedeste l'album fotografico? Sì.
Senta, un'ultima precisazione. Cioè, non ho capito io cosa ha detto ora. Dopo? Può darsi. Può darsi. Perché? Cioè, le fotografie del Faggio l'avete visto dopo aver fatto gli anti-GIF, questo vuol dire? No. O l'inverso? Credo di aver capito che il test ha detto di aver visto le foto del Faggi sui giornali dopo aver eseguito la ricognizione fotografica presso la polizia. Scusa per pertezza, ma io sto per parlare di ricognizione fotografica, non so a cosa allude perché non ce l'ho. Se il furono morto. No. Il test ha detto di aver visto delle foto dal giudice Palazzo il giorno della ricostruzione dell'identikit. Siamo nel 1983. La precisazione. Quindi, così 81, ho capito. 81, chiedo scusa. 81. Quindi penso che difficilmente all'epoca il giudice Palazzo aveva delle foto del Faggi. La domanda che quindi ricognizione fotografica io negli atti non ne ho. Il signore così ha detto, quindi no, la domanda di dire per sapere sì, appunto, ma è per chiarezza, se no. Sì. Quindi sicuramente le foto del Faggi le ha viste, come ha detto, in epoca successiva sui giornali. Quindi rispetto alla ricognizione fotografica mi deve dire il difensore da dove l'ha presa perché io non ce l'ho. Non c'è stata la ricognizione. Bravo, era questo che volevo dire. Evitiamo l'equivoco. Il signore ha detto, ho visto delle foto, chissà che foto gli hanno fatto vedere perché verbali non furono fatti, ma sicuramente di persone diverse da Faggi, presumo. Che... L'equivoco è subito chiarito, parlando di ricognizione fotografica impropriamente alludendo all'album fotografico mostrato dalla polizia. Quindi quella macchina poteva venire dal luogo del delitto ma anche da altri punti. Sì. Bene. Quindi lei, tornando all'auto, è sicuro dei quattro fari, del colore, sì, del colore, non del tipo? Diciamo, per lei ha parlato sono un po' HF, più sulla Lancia HF, che sì, un'altra, perché aveva un altro completamente... Ora, anche all'epoca, quando è nei Carabinieri, glielo dissi. Ora, se poi non l'hanno segnalato, non lo so, però ero un po' più propenso sulla GT, via. Più propenso verso la GT? Sì. Beh. Lei la coda non ha, la parte posteriore non ha avuto modo di guardarla bene, no? No. No, bene, se non ci sono altre domande il test può andare, grazie. Può andare, grazie.